Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Avrebbe potuto avere un epilogo diverso l'incidente che si è verificato questa mattina sul lungomare di Salerno, dove intorno alle 8 un'autovettura è finita fuori strada impattando contro i paletti in ferro del marciapiede ad angolo, rischiando di travolgere delle persone sedute ai tavoli esterni di un bar. Il primo servizio di oggi. Avrebbe potuto travolgere le persone sedute ai tavoli dinanzi al bar di Piazza della Concordia a Salerno, ma i paletti all'angolo del marciapiede hanno attutito il colpo di un'auto, una Lancia Musa finita fuori strada. È accaduto questa mattina intorno alle 8 sul lungomare di Salerno, quando la vettura guidata da un uomo in direzione Torrione ha finito la corsa all'angolo del marciapiede abbattendo tre paletti delimitatori in ferro, mettendo in fuga per lo spavento alcune persone che erano sedute ai tavoli. Tanta paura, ma per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, che hanno effettuato i rilievi dell'incidente, allertati da una persona che ha assistito all'impatto. Il conducente della vettura avrebbe dichiarato di aver avvertito un rumore, forse originato da un guasto meccanico, condizione che potrebbe aver fatto finire fuori strada la Lancia Musa. A prestare il servizio di assistenza stradale anche gli operatori di Strade Sicure Service e gli operatori della manutenzione strade del comune di Salerno per rimettere in sicurezza anche un palo della segnaletica stradale. Per fortuna che al momento dell'incidente il tratto del marciapiede del lungomare di Salerno, considerato l'orario, era poco affollato, diversamente l'incidente avrebbe rischiato di travolgere più persone. Così ai nostri microfoni un cittadino che stava sorseggiando il caffè al bar, richiamato da un forte rumore. Stamattina verso le 8 stavo qua davanti al bar. Abbiamo sentito un rumore di una botta e siamo andati a vedere, era una macchina che ha fatto l'incidente e ci stavano delle persone che però non si sono fatte niente. Ecco, davvero pericoloso insomma, diciamo, questo incrocio, per fortuna che c'erano i paletti, c'è da dire. Sì, finalmente che ci stavano i paletti e poi la signora stava parlando al telefono con la figlia anche, che oggi era anche l'anniversario della figlia e però è andato tutto bene. Il conducente è rimasto illeso, pare ci sia stato forse un guasto alla vettura. Sì, un guasto alla vettura, però diciamo che questa strada porta anche a correre, anche certe volte di sera le macchine vengono a controsenso, però dobbiamo mettere anche qualche segnale oppure qualcosa a terra per far girare le macchine in senso normale. Diciamo che questo spiacevole incidente si è verificato questa mattina di giorno, pochissime persone sedute ai tavoli, ma davvero poteva andare peggio. Sì, perché stavano diciamo 5-6 persone sedute e è andato tutto bene. E si sono svolti invece questa mattina a Torrione, nella chiesa di Santa Maria de Martires di Salerno, i funerali di Riccardo Petteruti, l'imprenditore di 48 anni di Salerno, morto giovedì sera per le gravi ferite riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Litorania a Ponte Cagnano Faiano, mentre l'uomo rientrava a casa a bordo della sua moto. Tutti composti e commossi, parenti, conoscenti e soprattutto tanti amici, coetanei della vittima. Un gran silenzio, tanta tristezza e lacrime stamani per i funerali di Riccardo Petteruti, l'imprenditore salernitano di 48 anni, morto giovedì sera dopo un fatale incidente in Litorania, a Ponte Cagnano, mentre era in sella alla sua moto, una Yamaha, quando improvvisamente si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione in direzione Battipaglia. È stato padre Giorgio Terrasi stamani, nel corso della celebrazione del funerale nella chiesa Santa Maria de Martires di Torrione a Salerno, a trovare le parole giuste per dare conforto ai familiari, ai genitori, al fratello Pietro ed in modo speciale ai figli adolescenti Pietro e Letizia. La morte arriva all'improvviso, non si può programmare, spesso coglie di sorpresa, ma ci sono due cose che possono lenire il dolore, la fede e la preghiera. Riccardo Petteruti era molto noto nella città di Salerno, costruttore di barche, co-founder del cantiere nautico RAIB, figlio del compianto Guido Petteruti, storico fondatore del cantiere nautico Petteruti di Salerno. Salerno perde l'unico erede dei cantieri nautici Petteruti di Salerno, nonché l'unico costruttore
Salvatore Salernitano di barche in vetroresina e di gommoni misti in vetroresina, realtà commerciali che non esisteranno mai più in città dopo la sua scomparsa. A ricordarlo con grande commozione è la cognata Carla D'Acunto, che con un post su Facebook non ha mancato di sottolineare che continuerà a fare la differenza anche da lassù, dove ha rincontrato suo padre, un ragazzo bellissimo, pieno di vita, eccezionale, tifoso della Salernitana, amante del mare, dello sport, l'amicone di tutti con cui ha condiviso momenti di vita e di lavoro. Stamani, con gli occhi pieni di lacrime, anche Alfonso Stoia, l'amico che aveva scelto di condividere con lui anche un percorso professionale. Parole semplici che sono arrivate dritte al cuore di quei tantissimi amici presenti stamani nella chiesa sul lungomare Torrione, suo quartiere d'infanzia, per l'ultimo saluto all'amico Riccardo. Alfonso Stoia, una vita con Riccardo, purtroppo una telefonata brutta, quella dell'altra sera. Bruttissima, che non, da non credere, credimi. Adesso, ancora oggi, non riesco a buttarla giù questa situazione, perché siamo cresciuti insieme, abbiamo intrapreso un'attività insieme, era una bella cosa, era molto contento di questa attività che stavamo facendo insieme. Purtroppo ci ha distrutti. Riccardo ha portato avanti con il suo lavoro, con la collaborazione di tante persone attorno a lui, il lavoro del padre di Guido Petteruti. Con la scomparsa di Riccardo scompare un po' anche nella città di Salerno un'attività unica nella realizzazione di barche e gommoni in vetroresina. Certamente, lui era unico, sapeva fare delle cose che nessuno qui a Salerno, ma secondo me in Italia, riusciva a fare. Era veramente il massimo, sapeva fare il suo lavoro al meglio. Veramente molto 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 bravo e professionale. C'è tanto dolore, in tanti guardano ancora una volta questa strada della Litorania. Purtroppo sì, è una brutta strada, ogni settimana, quasi ogni mese succede qualche tragedia ed è bruttissima. Purtroppo è successo a lui, che non troppo giovane, non è una cosa bella. Un amico di tutti, una persona con il sorriso facile, un compagnone come in tanti lo hanno definito. Qual è il ricordo più bello che porti con te di Riccardo, che ti fa sorridere oggi anche in un momento di dolore? È che era sempre, sempre ottimista, sempre felice, anche dopo tutto il male che gli era stato fatto, ma aveva sempre il sorriso sulle labbra. C'era un soprannome con il quale ti chiamava? Ah? Non lo dico. Sciumi. Il problema dei parcheggi è sempre attuale, così come lo sono le tariffe, spesso troppo alte, come nel caso di alcune aree di sosta in pieno centro, nell'area del Crescent e di Piazza Mazzini. Imprenditori e titolari di attività commerciali contestano i costi alti che scoraggiano gli utenti. Lo denuncia in una nota il consigliere comunale di Salerno, Donato Pessolano. Troppo alte le tariffe dei parcheggi a Salerno città, è utile applicare agevolazioni in chiave sociale. La situazione della sosta a pagamento a Salerno è assolutamente inadeguata dal punto di vista tariffario rispetto alle esigenze dei cittadini e di certo non particolarmente accattivante neppure per turisti e visitatori, che potrebbero rappresentare la linfa vitale per le nostre attività commerciali. Lo denuncia in una nota il consigliere comunale di Salerno, Donato Pessolano. Il parcheggio del Crescent, ad esempio, sottolinea l'esponente di Oltre, con i suoi 2 euro all'ora di tariffa per la sosta, così come quello di Piazza Mazzini, non consente ai cittadini salernitani l'utilizzo per molte ore per recarsi al lavoro oppure per trascorrere del tempo libero in centro città o ancora per svolgere commissioni negli uffici pubblici, in molti casi ubicati nelle vicinanze delle 2 aree di parcheggio e di particolare utilità sociale. Per questo motivo, continua il consigliere comunale Pessolano, richiamando l'attenzione dell'amministrazione comunale di Salerno e di Salerno Mobilità, è necessario rimodulare i piani tariffari per la sosta, riducendo in modo generalizzato le tariffe per incrementare l'utenza dei parcheggi. Altrimenti, specie nel caso di quello del Crescent, rischiano di continuare a rimanere vuoti nella maggior parte dei giorni dell'anno. È necessario e prioritario inoltre individuare una fascia oraria mattutina nell'ambito dei giorni infrasettimanali, in cui tutti i residenti salernitani
salernitani abbiano la possibilità di parcheggiare all'interno delle aree indicate per fruire degli uffici senza eccessive spese. Una misura necessaria del resto, siccome i trasporti pubblici della nostra città sono nei fatti inesistenti. Nel prossimo Consiglio Comunale di Salerno verrà istituito il Forum dei Giovani, frutto di un ampio lavoro istituzionale proposto, sostenuto e concretizzato dalla maggioranza che guida Palazzo di Città. Il Forum favorirà la partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità e alla gestione condivisa del bene comune. Questo risultato conferma l'impegno del sindaco e della maggioranza al servizio dei giovani, scrivono in una nota Luca Sorrentino, capogruppo dei progressisti per Salerno, Fabio Polverino, capogruppo di Salerno per i giovani, Salvatore Telese, capogruppo di Campania Libera, Filomeno Di Popolo del Partito Socialista Italiano, Giuseppe Zitarosa dei Popolari e Moderati, Tea Siano, capogruppo di Salerno con voi. Siamo felici di apprendere che anche alcuni esponenti di opposizione abbiano già annunciato il loro voto favorevole all'esito di un lavoro già condiviso in commissione. Ringraziamo persino chi in queste ore, senza aver fatto nulla di concreto, cerca di attribuirsi ingiustamente il merito di questo risultato. Anche la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Claudia Pecoraro, con un post stamani su Facebook, ha richiamato l'attenzione sul Forum dei Giovani, l'organismo comunale di partecipazione democratica in materia di politiche giovanili, ricordando con una foto datata 14 settembre del 2021, giorno in cui incontrò per la prima volta Giorgio Romano e Stefano Cibarelli, portavoce delle istanze di tutti i ragazzi e le ragazze di Salerno che a gran voce chiedevano all'amministrazione l'istituzione del Forum dei Giovani. Da quando ci siamo insediati come opposizione al governo della città non abbiamo mai smesso di spingere politicamente verso la concretizzazione di quella promessa, scrive Claudia Pecoraro, ricordando che nel prossimo Consiglio Comunale verrà approvato il regolamento che istituisce il Forum dei Giovani. Lavori nuovamente bloccati a Cava dei Tirreni per la frana dell'Abbadia. Sentiamo perché in questo servizio del nostro corrispondente. Ancora un intoppo per i lavori di messa in sicurezza del terrapieno franato lo scorso 25 marzo in via Michele Morcaldi, a pochi passi dall'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità. Infatti, dopo aver liberato la strada dalla terra e dai massi venuti giù, prima di poter garantire il passaggio dei pedoni, è necessario demolire un altro pezzo di muro che al momento è seriamente a rischio crollo. Per fare questa operazione è necessario un ulteriore parere della sovrintendenza. Ciò, come spiegato dal sindaco Vincenzo Servalli, ha causato un nuovo stop ai lavori. È un percorso veramente ad ostacoli. Come i nostri concittadini sanno, la provincia è intervenuta in danno per fare l'intervento di liberare la strada che porta all'Abbazia Benedettina, ma liberare soltanto la strada non basta, bisogna mettere in sicurezza quel costone, quel pezzo che è franato. La provincia è intervenuta, un'impresa si è recata sul posto, la parte diciamo di strada è stata liberata, dopodiché però si è posto un altro problema. La provincia ha scritto una nota al prefetto chiedendo un incontro con la sovrintendenza e con il comune di Cava dei Tirreni per definire alcuni interventi. In maniera particolare si ritiene che sia necessario, da parte dei tecnici, far abbattere, far cadere ulteriori pezzi di questo costone che vengono considerati in questo momento pericolosi. Ovviamente per rimuovere, per far crollare, per far cadere in sicurezza questi materiali, questo ulteriore pezzo di costone, è necessario avere l'autorizzazione della sovrintendenza, cioè la sovrintendenza che deve dire potete far cadere questo materiale e lo dovete anche, come ha già fatto relativamente al materiale che è stato rimosso, lo dovete anche conservare in maniera particolare, lo dovete mettere da parte per fare una valutazione sull'eventuale valore di questo materiale.
e quindi i lavori si sono fermati nuovamente perché c'è obiettivamente una condizione adesso di pericolo di ulteriori crolli di questo materiale. E quindi la situazione si è complicata, abbiamo attraverso la provincia liberato la strada, però insistono ancora delle condizioni di pericolo, va messo tutto in sicurezza. È necessario adesso per fare questo intervento che ci sia un coordinamento tra chi deve eseguire i lavori, e cioè la provincia, chi li sta eseguendo in danno, la sovrintendenza. A me dispiace tutto questo, però noi dobbiamo aprire la strada in sicurezza. E ci spostiamo invece ora in Costiera Amalfitana perché Erchie chiede il distacco dal comune di Maiori e l'annessione invece al comune di Cetara. Sentiamo. Gli abitanti di Erchie avrebbero intrapreso le procedure per ottenere il distacco della propria frazione da Maiori e la conseguente annessione al limitrofo comune di Cetara. Sembrano trovare conferma le voci che da tempo insistevano in Costiera Amalfitana circa la volontà sempre più forte degli abitanti del caratteristico borgo marinaro di abbandonare il comune di Maiori, a cui appartiene amministrativamente, per unirsi al più vicino comune di Cetara. Da tempo i residenti di Erchie, a quanto pare, patiscono numerosi disagi proprio per l'eccessiva distanza, circa 10 km, dal centro urbano di Maiori. L'intenzione dei cittadini di Erchie di staccarsi da Maiori sarà oggetto di discussione nel prossimo Consiglio Comunale. Infatti il gruppo Maiori di Nuovo, con le consigliere Elvira D'Amato e Nicoletta Sarno, nelle scorse ore hanno inviato un'interrogazione urgente al sindaco di Maiori Antonio Capone e al segretario generale per chiedere informazioni in merito. Nello specifico viene chiesto al primo cittadino di informare il parlamentino in merito allo stato effettivo delle procedure in atto per il distacco della frazione di Erchie dal comune di Maiori, nonché a comunicare in dettaglio il piano delle iniziative intraprese e che il comune di Maiori intende intraprendere al riguardo. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Il premio Charlot dedica domani una serata ai 70 anni di Massimo Troisi. Sul palco dell'Arena del Mare saliranno la sorella Anna Maria, il nipote Stefano Veneruso, la produttrice Barbara Di Mattia e il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno. Ed ancora Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra, Corrado Ardone, Massimo Peluso e Simona Tammaro. A serata, a seguire la serata sarà rassicurata con le risate di Peppe Iodice. Per il premio Charlot all'Arena del Mare, una serata dedicata ai 70 anni di Massimo Troisi, l'indimenticato attore e regista che ci ha lasciato troppo presto, ma che vive e vivrà per sempre nei cuori e nella mente di tutti. Una serata, quella di domani, dove le emozioni non mancheranno, come non mancheranno le risate, quelle stesse che Troisi ci ha regalato e ci regala ancora ogni volta che riguardiamo un suo film. Sul palco, come dicevamo, saliranno la produttrice del film, Diana Pavignano, compagna e sceneggiatrice di Massimo Troisi, Da domani mi alzo tardi, Barbara Di Mattia, poi Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, il comune dove Massimo è nato, cresciuto, ed ancora il regista e autore, nonché nipote di Troisi, Stefano Veneruso, autore del libro Il mio verbo preferito è evitare, edito dalla Rizzoli, ed Anna Maria Troisi, sorella di Massimo. A lei il patron Claudio Tortora consegnerà la statuetta in ceramica raffigurante Charlie Chaplin per Massimo. Camminerò come un piccione a piedi nudi sull'asfalto. Ed ora invece il momento di scoprire alcuni appuntamenti nella nostra rubrica L'Agenda. Un bacetto, ma non farsi illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale della Warner Bros. Barbie. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it.
Dal 17 al 22 luglio i pizzaioli salernitani onorano la memoria di Carmine Donaddio, il noto Carminuccio di Mariconda, scomparso un anno fa dopo aver nutrito per oltre 40 anni intere generazioni. Il sito Luciano Pignataro Wine Blog ha promosso una settimana interamente dedicata alla Carminuccio. Dal 17 al 22 luglio nelle pizzerie aderenti all'iniziativa la pizza di Carmine ad un prezzo speciale per favorire la conoscenza alle giovani generazioni. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Tra poco parleremo di sport, la Salernitana si prepara alla seconda amichevole stagionale, ma lo facciamo tra poco, non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. In collaborazione con... I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Parlare di Salernitana, di mercato, il DS De Santis lavora col Verona per lo scambio Ongla Bonazzoli ed attende il via libera per i primi innesti. Il presidente Iervolino vorrebbe ripartire da Dia, ma sul senegalese resta forte l'interesse di alcuni club. In entrata si lavora per Miretti, un esterno d'attacco e per un terzino sinistro, ci racconta Nicola Roberto. Avanti adagio tra Verona e Salernitana per lo scambio tra Ongla e Bonazzoli, parti in contatto costante con la speranza di arrivare a Dama. Il DS De Santis resta sulle tracce di Fabio Miretti, centrocampista di qualità che la Juventus ha portato intorno agli States dopo il rinnovo del contratto fino al 2027 con ingaggio aumentato ad 1 milione di euro netti. Sosa lo aspetta a braccia aperte e se la Juventus dovesse decidere di farlo partire in prestito, la Salernitana sarebbe in pole position. Per la corsa sinistra si valuta la doppia pista scandinava, Lund e Yelder essere i nomi più caldi, mentre per l'esterno d'attacco si pensa sempre a Cambiaghi, che l'Atalanta sta valutando il ritiro, e a Cancellieri, certo, di lasciare la Lazio. Per Dia la Fiorentina studia le prossime mosse, mentre l'Everton offre soldi a Mopé. In attacco e caccia al centravanti, Dobbiak e Pirlo restano i preferiti, si prova anche a sfoltire la rosa. Per Simi si valuta anche l'ipotesi di rescissione, sebbene il nigeriano, dopo aver rifiutato la destinazione turca, non sembri voler venire incontro al campionato nemmeno sotto questo aspetto. Per Christoffersen c'è la Alessandria da pezziare Orlando, Maggiore e Mamadou Coulibaly restano in bilico tra conferma e cessione, Mantovani andrà alla Ternana, nessuna novità per Sepe, il Napoli avrebbe fatto un pensierino all'Astana Coulibaly, che la Salernitana ritiene incedibile. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.